Ben ritrovati, eccoci ancora una volta qui con i bijou di Rick, con Mary e con Rick. E siamo pronti per un nuovo lavoro, questa nuova creazione che su per giù è dello stile di alcune che avete già visto, però cambiano un attimino i colori. L'abbiamo voluta fare con delle sfumature sul celeste, quindi un piccolo cambiamento. Abbiamo qui le nostre catene, che materiali sono, Rick? Alluminio. Alluminio e sono sfaccettate, sì, sono tutte quante sfaccettate. Questo è color bronzo, due color oro e un color bronzo nero. È colore nero. Ma Rick, qualche volta devi parlare tu, ecco, presenti per filo e per segno tutto e almeno così non ci sbagliamo. Queste sono due file di perle celesti, come vi dicevo prima, poi gli altri materiali sono i filamenti che usiamo sempre e i separatori. Allora, giù in fondo ci sono, non so se riesco ad inquadrarle, vediamo un attimino, eccole là. Ci sono le pinze che servono, una per stringere, una per allargare, un'altra non mi ricordo per che cosa. Siamo pronti e iniziamo subito. Allora, adesso stiamo preparando le perle con il filo d'acciaio color oro. Queste sono le perle, questo è il filo. È un'operazione che già avete visto in altri video tutorial. Ok, Rick spezza il filo perché è troppo grande rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Lo sta piegando, poi metteremo la perlina. Ecco. Allora, sono 12 sfere in tutto e come vedete le catene le abbiamo tagliate, quindi non useremo tutta la catena ma metà per fare questo gioco. Allora, so che in molti amano di più i video tutorial, quelli con i tappi delle bottiglie della birra e con la raffia. Ormai l'abbiamo capito perché dalle visualizzazioni, che sono veramente tante rispetto ad altri video, e in più anche da alcuni commenti, da alcune informazioni che chiedete circa la lavorazione appunto con i tappi della bottiglia della birra e con la raffia. Non vi preoccupate, faremo ancora queste collane prossimamente. Stiamo un attimino studiando anche lì un progetto, perché magari per non ripeterci sempre con lo stesso modello di collana, e quindi in futuro ci saranno altri video tutorial in proposito. Tanto Rick sta sempre preparando i fili d'acciaio per mettere dentro le palline. Ho detto erroneamente palline, ma volevo dire le perline. Allora, adesso stiamo procedendo con questa operazione. L'aggancio della perlina alla catena.
e siamo al montaggio delle perline che sono già state infilate all'interno del filo d'acciaio e adesso le stiamo attaccando alla collana, alla catena, scusate. Vedete come viene poi il lavoro? Allora, per motivi organizzativi, per motivi logistici, dice Rick, abbiamo cambiato, al posto della catena nera, era compresa anche questa, abbiamo preso questa color bronzo e precisamente eccola qua. Vedete, già stiamo iniziando a lavorare sul collo perché da qua Rick può un attimino vedere meglio come butta, come cade la catena e come la collana. E quindi ci regoliamo per la pendenza delle perline. Adesso andremo a fare il secondo lavoro, il secondo attacco, andremo a mettere queste perle qua insieme a questa catena. Queste poi non rimarranno così, ma qui ci sarà l'attacco all'aggancio appunto finale. Questa è una parte del cassetto degli attrezzi di Rick, poi ci sono tre altre quattro cassettine, un giorno magari vi farò vedere dentro tutto quello che c'è. E adesso Rick sta aggiungendo la catena, appunto quella dove andremo a mettere, come vi dicevo prima, le perle, queste sfere celesti. Tagliato una parte e adesso la congiunge con la catena di base. Siamo giunti a metà dell'opera, adesso siamo alle prese con le perle, quelle un pochino più chiare, che hanno solo il colore celeste, mentre l'altro invece hanno quelle sfumature color rosso. E qui è la stessa preparazione di quelle superiori. Thank you.
Con il filo d'acciaio formiamo poi anche l'aggancio per metterla attaccata alla catena. E nel frattempo noi stiamo studiando il nome da dare a questa catena, ed è la prima volta che non ci viene così un nome immediato. Vediamo un attimino se al termine del video tutorial riusciremo a completare tutto, a dare un nome. Iniziamo a preparare le perline che andranno sotto. Qui praticamente. Allora, anche se questo tipo di montaggio l'avete già visto parecchie volte, la cosa sembra facile, però vi assicuro che in tutto ci stiamo mettendo 3 ore circa. Manca poco allo scattare della terza ora. E quindi, insomma, creare una collana è impegnativo. Sì, ci sono alcune che sono un pochino più facili, però ecco, anche un certo tipo di collana come questa porta via del tempo. Vedete, 2 già sono pronti. Faccio vedere bene. Anche il terzo, ne mancano altri 3. Allora, vedete, adesso abbiamo creato questo gioco con 2 anellini di un altro tipo di catena, e quindi abbiamo attaccato la perlina e si crea questo gioco di pendenti. Ecco, Rick stacca 2 anelli dalla catena. Poi attacca la perlina che è stata precedentemente preparata. Ecco, se volete notare il modo in cui stiamo lavorando, succede anche questo, è bijou di Rick. Allora, vediamo un attimino se riesco a riprendervelo. Ecco. Ecco, sempre lui il rompiscatole.
più forte di lui, deve salire ogni qualvolta stiamo facendo i lavori. Ma non solo, anche ogni qualvolta io vedo determinati video. Lo diciamo qual è la tua passione? Qual è il tuo video preferito? Lui segue i video di Bombolone, appena sente la voce di Bombolone, che poi sarebbe il figlio di Silvia, Miss Gerberina, lui impazzisce proprio. Ed eccola qui finalmente, questa è la collana terminata. Vedete che bel gioco di colori con le catene un pochino più chiare, color oro, quelle color bronzo e poi queste sfumature di celeste. Qui c'è il celeste delle sfumature sul rosso e di sotto color celeste semplice. Questi mi ricordano un pochino al mappamondo, non so perché. E niente, io spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale se per caso non l'avete fatto e siete passati solamente adesso così per curiosare. Vi aspettiamo alla prossima, bye bye da Mary e da Rick.